Sempre più stretti i rapporti di cooperazione commerciale, tecnologica e produttiva tra Italia e Cina. Oggi si è conclusa a Napoli l'edizione 2016 del convegno che ha visto coinvolti centinaia di rappresentanti italiani e cinesi. Il servizio di Laura Chimenti. 600 delegati cinesi e 1600 italiani insieme per un confronto costante sui temi dell'innovazione, della scienza e del trasferimento tecnologico. Italia e Cina partner di un programma che nasce da un accordo siglato dai due paesi nel 2010 e che li vuole insieme nella produzione e commercializzazione di nuovi contesti innovativi. Per celebrare questa cooperazione, il più grande evento europeo di networking e business matching, ovvero incontri di aziende, nelle città di Bergamo, Bologna e Napoli. L'Italia ha bisogno di rilanciare la sua politica di internazionalizzazione, la Cina sta investendo 400 miliardi equivalenti di dollari ogni anno in ricerca e sviluppo, l'Europa con Horizon 2020 investe 70 miliardi di euro in 7 anni, con la China Italy Innovation Forum, il MIUR e il MOS hanno creato una piattaforma tra i due paesi in cui si parla di ricerca scientifica, di università e di aziende innovative. L'accordo tra Italia e Cina prevede la nascita di un centro di trasferimento tecnologico congiunto chiamato China Italy Technology Transfer Center, che coinvolge le più importanti università, i centri di ricerca e le start-up innovative dei due paesi, il MIUR, l'Università di Napoli Federico II, l'Università di Bergamo, la Città della Scienza, NETVAL, network che raccoglie ad oggi 57 università italiane e 8 enti pubblici di ricerca non universitari e in più il Ministero cinese per la scienza e la tecnologia. Il centro avrà sede a Napoli, a Bergamo e a Pechino. Tra i principali obiettivi dell'accordo, supportare imprese, centri di ricerca, università nel trasferimento tecnologico, nella creazione di progetti congiunti, poi rafforzare le possibilità di cooperazione di entrambi i paesi e facilitare gli investimenti.